Sì, grazie. È stato citato Carlo Siviglia, il quale il 21 maggio ha fatto un discorso alla Camera storico, ma non si è limitato a fare il discorso il Carlo Siviglia, ma siccome il discorso verteva sul fatto che Monti, Letta, La Bonino, tutta una serie di personaggi sono membri del gruppo Bilderberg, un gruppo ormai non più tanto occultato, Siviglia ha preso su assieme a Bernini ed è andato alla riunione annuale del gruppo Bilderberg, ovviamente è stato respinto come tanta altra gente a Londra. Vorrei sapere se però due soli deputati del Movimento 5 Stelle hanno fatto un atto così coraggioso, vorrei sapere se l'anno prossimo saranno 160 quelli che andranno alla prossima riunione del gruppo Bilderberg, perché a livello mediatico due non sono passati, 160 voglio vedere se non passa, però vorrei capire se siete tutti coesi nell'appoggiare il fatto che questo gruppo massonico chiuso che decide le sorti del mondo sta con questi banchieri, con questi capi di giornale, che Letta poi viene a dire, ma io sono andato, ma c'erano tutti i capi di giornale, quindi non può essere una cosa negativa, povero coglione, se ci viene a dire che sono i capi dei giornali, è ovvio che poi nessun giornale ne parla. Quindi vorrei capire, andrete anche voi e andrete i 160 l'anno prossimo, ovunque sia? E tra l'altro anche il Salvo perché ne parla spesso. E io il mio intervento è su questo tema, quando sarà il mio turno parlerò di questo. Sì, ti rispondo io, visto che riguarda, vabbè, vagamente l'Europa, direi di sì. Quello che hanno fatto loro è stato un po' una prova. Mi è venuta questa idea, diciamo, all'ultimo di andare lì per vedere se come parlamentare magari riuscivano ad avere l'accesso. Purtroppo io ho detto di no, l'anno prossimo proveremo a andare di più e vedremo se riusciremo. Io ti dirò di più, però secondo me è un'altra cosa importante, cioè di fare informazione su questi argomenti, perché purtroppo io vedo che c'è ancora tanta, troppa gente che non sa di cosa stiamo parlando. Sappiamo noi perché all'interno del movimento sono temi abbastanza cari, però quando parli di Bilderberg, quando parli di MES, quando parliamo di fiscal compact, purtroppo c'è ancora una grandissima parte della popolazione che non sa che cosa sia. Per cui dico, secondo me è fondamentale da qui all'anno prossimo fare informazione e formazione su questi temi, perché anche sull'euro, sull'eventuale uscita dall'euro, bisogna parlarne, bisogna far sì che si. Perché se no è difficile anche convincere le persone, perché si trovano che alla televisione il primo ministro gli dice certe cose, come dice c'è un po' nell'Europa, eccetera. Se uno non è informato, è difficile che riesca a capire quello che gli viene detto forse non è così corretto, per cui io un obiettivo, una cosa che a me piacerebbe fare, penso anche a sostegno di tutti gli altri, in particolare a Milano che si qua, da qui all'anno prossimo di fare anche degli incontri informativi su queste tematiche, in generale riguardo le tematiche che riguardano l'Europa, perché purtroppo già c'è una scarsa conoscenza di come funziona l'attività del Parlamento e del governo italiano. Quando si parla dell'Europa, ancora peggio. Okay, adesso,